Con Lorenzo Rossi e Spagné, co-regista del documentario Er Gol de Turone era Bono. Al cinema, come uscita evento, dal 24 al 26 ottobre 2022, distribuito da Altre Storie. Ben trovato! Salve, grazie dell'invito. Come lo presenteresti questo lavoro? È un documentario su questo evento che però è una metafora del gioco del calcio, è una metafora anche della vita, se vogliamo, perché è una dedica a una tifoseria delusa e sconfitta e a un grande calciatore che viene ricordato suo malgrado solo per un gol che non è stato convalidato. Partendo dalla domanda che è nata al nostro produttore di sede laziale, tra l'altro, perché credo che nessun romanista avrebbe mai avuto il coraggio di approcciarsi al gol di Turone, che rimane comunque una ferita aperta nel cuore di tutti i tifosi romanisti, lui è partito dalla domanda: com'è possibile che dopo 40 anni ancora stiamo parlando del gol di Turone? Perché sembrava quasi che la partita Juventus-Roma del 10 maggio 81 si fosse giocata soltanto l'altro ieri, tanto che lo spottò alimentato dai tifosi laziali e non nei nostri confronti. E il gol di Turone era Bono, va avanti da 40 anni, i romanisti non hanno ancora dimenticato questo torto, e quindi com'è possibile? E siamo partiti prendendo dalla strada, insieme a Andrea Rivera, per cercare di capire cosa era rimasto nel tessuto sociale di questo gol. Abbiamo scoperto che c'era tantissima gente che se lo ricordava e soprattutto tantissimi tifosi che erano stati a Torino quel giorno. E partendo da lì siamo passati poi a sentire i diretti interessati, quindi i giocatori in campo, i giornalisti sugli spalti, i tifosi sugli spalti, illustri, celebri e anche non, i capi della tifoseria, e abbiamo ricostruito cosa è successo il 10 maggio dell'81, perché quella partita era fondamentale, perché quel gol sarebbe stato fondamentale per la storia della Roma, e come questa cosa poi è rimasta negli annali, perché poi quella era la stagione in cui iniziava il processo del lunedì, dove per la prima volta si faceva commento dei fatti, degli eventi della partita, e si passava quindi al commento e non c'era soltanto la cronaca. E forse da lì è scoppiata la polemica che ci portiamo avanti ancora oggi. Come lo avete strutturato? I linguaggi che utilizziamo appunto sono quelli dell'intervista, l'archivio Rai, ma anche un grande aiuto di grafiche per raccontare la stagione e l'inserimento di alcuni spezzoni di film e serie TV che raccontano a distanza di tantissimi anni ancora quell'episodio, proprio perché il gol di Turone è entrato nell'immaginario collettivo, almeno di questa città sicuramente, e quindi ogni cosa è stata detta o fatta o pensata riguardo al gol di Turone noi l'abbiamo inserita nel documentario e l'abbiamo raccontato in una struttura che si muove nello spazio e nel tempo, cioè nel senso parte dal campo del comunale di Torino e poi come una specie di onda d'urto si diffonde sugli spalti e poi esce fuori fino a finire sulle onde dell'etere, e nel tempo perché abbiamo ricostruito passo passo, anno dopo anno, tutto quello che è stato detto sul gol di Turone a partire da quel 10 maggio fino ad arrivare ai giorni nostri. E quindi su questo gioco di cerchi concentrici abbiamo costruito la struttura del documentario, che non risparmia nulla sia rispetto ai punti di vista, perché sentiamo i romanisti ma anche gli avversari, gli juventini, che per esempio non hanno quasi alcun ricordo del gol di Turone se non quello di essere stati presenti quel giorno allo stadio, perché per loro è stato un episodio di gioco come un altro, non soltanto perché la Juve, come noi tifosi romanisti sappiamo e pensiamo, ogni tanto tira qualche tiro mancino, ma perché comunque loro erano la nostra controparte ed è giusto che anche il loro punto di vista venga riportato. E alla fine di questo lavoro tu che impressioni ne hai ricavato? Per me è stata in generale una grande gioia, perché per me prima di tutto è stata un'esperienza di vita dove ho conosciuto tantissime persone meravigliose, a partire dallo stesso Ramon Turone, e quello che mi ha lasciato è un grande senso di nostalgia nei confronti di un'epoca non soltanto calcistica ma anche della società che non esiste più. Perché comunque gli anni 80 erano gli anni della mia infanzia, per molti è stato il risveglio da anni cupi, quelli degli anni di piombo, e quindi sicuramente mi ha lasciato una forte nostalgia di quel tempo. Per quanto riguarda il tifoso,
il gol per me era buono, quindi è stato soltanto una conferma del fatto che quel giorno ci hanno rubato uno scudetto e forse anche due, perché come sappiamo sulle ali dell'entusiasmo poi si riescono a fare grandi cose. C'è questa uscita evento, poi che futuro per il documentario? Intanto pensiamo alla sala, che per noi è già un grandissimo risultato. Noi siamo partiti con questo film assolutamente non con il pensiero di che cosa ne avremmo fatto una volta finito, ma veramente con la passione di scavare in questa storia, raccontarla al meglio delle nostre possibilità. Quello che è già successo con la sala ha dell'incredibile, perché abbiamo avuto un'accoglienza molto calorosa alla Festa del Cinema di Roma, con una sala gremita, spettatori coinvolti, un pubblico reattivo, è stato bellissimo. Dopo la sala ovviamente speriamo che il film venga preso da una piattaforma e che possa restare, diciamo, a disposizione del pubblico il più a lungo possibile. Il documentario Il gol de Turone era buono al cinema come uscita evento dal 24 al 26 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento al coregista Lorenzo Rossi Espagnè. Alla prossima! Grazie a voi!